Martino Tacchini, Sky Leader, importatore italiano, uno degli aerei più interessanti qui a Castiglione del Lago, un aereo che sta riscuotendo un grande successo. La fascia alta di prezzo, ma ci saranno anche dei motivi. Raccontaci Martino di questo aeroplano. Allora, questo è lo Sky Leader 600, è il gioiello di casa Sky Leader, nato 4 anni fa, arrivato alla produzione l'anno scorso. È una macchina multiruolo, vuole essere qualcosa che è il Cirrus per aviazione generale. Questo lo è per ultraleggero, quindi grande comfort, comodità, silenziosità, velocità e prestazioni multiruolo. Se stringiamo la gamma di tutti gli ultraleggeri presenti sul mercato, dove sono presenti macchine veloci, lente, confortevoli o meno, acrobatiche o non, questa è una macchina che riunisce un po' tutte le caratteristiche, per questo multiruolo, quindi unisce la possibilità di operare da campi fortissimi, di avere lunga autonomia e grande velocità di crociera con comfort, unisce tutti i parametri che sono il prodotto aeromobile. Una macchina di questo genere, equipaggiata in questo modo, è in grado con il solo pilota di decollare nell'ordine di 35 metri. Penso che non ci sia concorrenza in base a questo parametro. Ecco, e in atterraggio in quanto si ferma? La macchina rimane dentro nei 100 metri di distanza anche a verticale. Dopo l'esigenza di atterraggio dipende anche dalla velocità del pilota. Per cui prestazioni stall proprio conclamate, sì, diciamo, Sì, sì. Se non fosse per la pulizia della macchina, questo è proprio uno stall conclamato. Invece parliamo della crociera e del consumo. La crociera è di una macchina equipaggiata con questo motore, sta fra i 220 e i 240 km all'ora. Logicamente varia molto in funzione della quota, perché la macchina è più compressa, e direi che non c'è altro da dire. Prestazioni che sono agli antipodi delle prestazioni di gamma bassa di velocità che pur la macchina ha. Motorizzazione di questo modello? Questo modello in particolare è montata il 914, diciamo che è il motore di riferimento per questo modello, per la versione italiana. Può essere equipaggiato con qualsiasi motore, logicamente noi preferiamo farlo con il turbo perché la macchina deve stare in una categoria superiore del reparto 3G, per cui tutto l'equipaggiamento che è stato qua sopra è al livello massimo possibile sul mercato. Ecco, rientra già nelle normative del 133, del DPR 133 questo qui, per cui è un avanzato già a tutti gli effetti? Certo, tutti gli Sky Leader sono dotati delle certificazioni avanzate, sia 200 che 600 che 150. Su questo, diciamo, è uno dei punti principali della nostra produzione, e siamo stati i primi importatori di velivoli della Repubblica Ceca ad avere la documentazione per tutta la gamma di velivoli. Ok, parliamo di Sky Leader invece adesso, della tua azienda, della tua società, dove sei, cosa fai, so che fai anche altre cose oltre ad importare questo aeroplano. Beh, la mia società è sita a Portemaggiore, quello che facciamo noi è il servizio per gli aeromobili ultraleggeri, quindi abbiamo la possibilità di ritirare degli usati, di rivendere naturalmente, di fare assistenza, riparazione a qualsiasi livello e qualsiasi livello di servizio che riguarda l'ultraleggero. Ok, e sappiamo che hai una pista proprio bella comoda davanti ai tuoi hangar e davanti alle tue officine. Certo, davanti all'officina abbiamo una pista di 600 metri per far star comodi i nostri clienti. E poi sappiamo anche che per il futuro, non diciamo più di tanto, però ci sono delle cose interessanti che riguarderanno la vendita degli ultraleggeri e si concretizzeranno, speriamo, a breve. Sì. Ci sono delle cose nuove per portare il livello del mercato ultraleggero perlomeno a livello di quello dell'automobile, per cui di uscire un po' da questa nicchia dove uno spesso non sa cosa compra, se arriverà, cosa succederà. Noi vogliamo dare un servizio ai clienti totale, dove l'aeromobile è una parte del servizio, tutto il resto fa parte del rapporto che il cliente ha con la società. Bene Martino, grazie di tutto e un saluto. Prego.